Ciao ragazzi, il video di oggi è dedicato a Jorvardur Fridbjornason, un amico islandese del canale. Perdonami se non ho pronunciato correttamente il tuo nome, ma purtroppo ho una grave carenza della lingua, quindi perdonami in caso se ho pronunciato il tuo nome in maniera scorretta. Comunque, il video è dedicato a te. Nel video di oggi andremo a trattare di Lagertha, un grandissimo personaggio che in molti di voi mi avete chiesto di approfondire dal punto di vista non solo caratteriale e diciamo, della sua presenza all'interno delle stagioni di Vikings, ma anche dal punto di vista, più che altro umano, di ciò che prova nel corso delle stagioni. E oggi lo approfondiremo insieme. Lagertha, come tutti sappiamo, è la prima moglie di Ragnar, una donna estremamente forte, non solo nel fisico, ma anche nel carattere. Diciamo che si occupa sia della casa, occupandosi appunto di Bjorn e Gyda, sia si dedica anche al combattimento, quando senza problemi, per esempio nel primo episodio della prima stagione, si libera di quei due che volevano senza troppi complimenti andare a violentarla. Si libera di loro con una facilità veramente disarmante. E nel corso della prima stagione vediamo questo suo atteggiamento da guerriera, quando vorrebbe partire, alla fine Ragnar la porta con sé in Inghilterra, mentre lasciano i ragazzi ad Athelstan. Lagertha è una figura, diciamo, abbastanza libertina, ma insomma, voglio dire, nel mondo vichingo dei tempi si poteva anche concedere una roba del genere. E, come dire, è molto fedele in realtà verso il marito Ragnar, anche se questa cosa in realtà penso che la chiarificheremo meno nella stagione che verrà, in quanto non si sa ancora Bjorn di chi è figlio e quegli sguardi che si sono lanciati Lagertha e Rollo, è tutto da scoprire. In ogni caso, Lagertha è pronta a tutto pur di mettere al sicuro il marito quando viene attaccato da Haraldsson. E nel periodo in cui Ragnar è assente in Inghilterra, ci pensa lei a fare da conte, dirigendo ciò che ha lasciato. Questo dimostra una grande intelligenza tattica e soprattutto un grande carattere, un grande carisma, che fa sì che gli abitanti di Kattegat l'ascoltino, la considerano effettivamente come loro sovrana, tra virgolette. Lagertha non ci pensa due volte, inoltre, a diciamo, andare contro a Ragnar anche fisicamente quando scopre che lui l'ha tradito con Aslog. E quando decide di andarsene è davvero ferita nel cuore per questa cosa. Lo vediamo mentre se ne va insieme a Bjorn, mentre Ragnar piange. Che Lagertha è molto ferita da questo fatto. E nel corso della seconda stagione, quando è, diciamo, prigioniera, tra virgolette, del violento ma conte Ingvar, e deve assolutamente proteggere Bjorn, continua a marcare questa sua appartenenza, diciamo, alla figura di Ragnar, questa sua coniugazione alla figura di Ragnar, mentre Ingvar vorrebbe semplicemente avere una donna con cui fare sesso e poco altro, dicendo che è solamente una donna. E Lagertha non ci sta proprio, infatti lo pesta di brutto quando sta per violentarla. Lagertha è un personaggio veramente, veramente forte dal punto di vista caratteriale, tanto che successivamente allo sviluppo della trama con Kalf, organizza il suo esercito di Shield Maiden, che è una cosa un po' irrealistica, ma comunque si vede questo suo desiderio di costruirsi un proprio esercito, un proprio popolo che segue solamente lei, non Ragnar, non qualsiasi figura maschile, solamente lei. E diciamo, questa cosa di Kalfan, che è molto importante, in quanto quando scopre del tradimento di Kalf, Lagertha gli promette di ucciderlo. Poi sembra quasi che voglia condividere il dominio insieme a Kalf, ma successivamente lo uccide il giorno delle nozze, una cosa che ho trovato che mi ha sconvolto, ma che ho trovato stranamente molto molto diciamo giusta, tra virgolette, in quanto Kalf l'aveva tradita impadronendosi del potere. E successivamente a questo, Lagertha appunto costruisce il proprio esercito di Shield Maiden e non si fa problemi a guidare personalmente l'attacco per riprendersi Kattegat da Aslo, che successivamente uccide. Questo fatto potrebbe essere, diciamo, visto in maniera, diciamo, non molto positiva da alcuni di voi, il fatto che Lagertha uccide Aslog. Ma se ripercorriamo ciò che Aslog ha fatto nella vita di Lagertha, ossia gli ha portato via non solo il marito, ma anche Kattegat, possiamo in parte giustificare questa sua azione. L'evoluzione del personaggio di Lagertha è soprattutto per quanto riguarda la maturità con cui si approccia al, diciamo, al dominio che deve, diciamo, come dire, che deve intraprendere, il dominio che deve gestire. Infatti, se prima era solamente una contadina, tra virgolette,
Successivamente diventa il conte di Kattegat, conte in disfare, successivamente regina di Kattegat, per essersi presa il potere da Aslog. Questo irrimediabilmente porta diciamo, un approfondimento mentale del personaggio, anche nel corso, vabbè, degli anni, anche se rimane sempre la stessa fisicamente. La Gerda è, come dire, ha anche una maturità per certe scelte, prese tuttavia anche con un'estrema umanità, che è un'altra caratteristica del suo personaggio, il fatto che non uccide se non è strettamente necessario, a parte il fatto quando ha lanciato una freccia a Aslog, ma quella era per vendetta personale, non uccide se non è assolutamente necessario. E diciamo, questa sua maturità anche, diciamo, umanitaria, è molto positiva e la fa ben volere dagli abitanti di Kattegat. La Gerda è una donna libera anche per il fatto che intraprende relazioni con, diciamo, molti uomini senza dover necessariamente essere punita per questo, perché è semplicemente la sua volontà. Adesso voi starete a dire che una donna magari non può, diciamo, andare con molti uomini, però un uomo può andare con molte donne. Questo non è assolutamente corretto dal mio punto di vista. Se una donna vuole vivere un amore libero, avere tanti uomini, è liberissima di poterlo fare, non ci vedo nulla assolutamente di male. E la Gerd è un personaggio forte e libero anche da questo punto di vista, in quanto diciamo ha relazione non solo con Ragnar, ma anche con Kalf e con il conte di Vissar, vabbè, ma diciamo che quella è una relazione violenta, e con altri, anche con lo stesso Bishop Emund, anche se quel personaggio in realtà non l'ho ancora ben capito. E ha relazioni senza, diciamo, lasciandosi le scorrere addosso, nel senso, adesso ci sei, domani potresti non esserci, ma intanto ci siamo goduti la notte. Questo è che mi piace di Lagertha. La figura di Ragnar è sempre stata al centro della vita di Lagertha, bene o male. Per tutte le stagioni nel quale, nonostante Ragnar sia assente, o comunque quando si separa da lui, la Gerda è sempre concentrata verso il marito, non smette mai di amarlo. Anche alla fine della quarta stagione, diciamo, lo bacia in maniera molto passionale, dimostrando appunto che ci tiene ancora veramente tanto a lui, come tiene al suo figlio Bjorn. E Ragnar, anche Ragnar lo sa bene questa cosa, c'è sempre questo amore che mai gli lascia, mai li separa totalmente. Infatti, Ragnar con Aslog ammette di non aver provato un amore essenzialmente, diciamo, come dire, passionale. Quello l'aveva provato con la Gerda. Questo contrasto, diciamo, amore-odio con Ragnar si concretizza nella figura di Ivar, figlio di Ragnar, che vuole ucciderla. Ivar, diciamo, nella vita di Ragnar, diventa il nemico numero uno, in quanto Ivar non vuole solamente uccidere la Gerda, vuole umiliarla pubblicamente per aver ucciso sua madre. E nonostante questo, è il figlio dell'uomo che ha sempre amato. Quindi non è semplice per la Gerda gestire questa cosa. Infatti, credo che se ne avesse la possibilità, la Gerda non riuscirebbe a uccidere Ivar, per quanto pazzo, per quanto voglia uccidere lei, non riuscirebbe mai a farlo, in quanto è figlio dell'uomo che ha amato per tutta la vita. E non lo so, sono veramente curioso di vedere come si evolverà questo scontro Ivar-Lagertha nel corso della stagione 5B. E sono anche molto curioso di vedere la nuova Lagertha nella nuova stagione, in quanto abbiamo visto che successivamente alla perdita di Astrid e alla perdita della battaglia dell'ultima stagione, abbiamo visto come i capelli le siano diventati bianchi, segno non solo della vecchiaia fisica, ma anche mentale, in quanto pensa di non avere esattamente più uno scopo nella sua vita da quando sono successi quei fatti, e sembra essere diventata il guscio di se stessa, quasi una figura, diciamo, che non ha più uno scopo. E sono convinto che nella prossima stagione potrebbe avere un crollo psicologico, oppure potrebbe avere un nuovo scopo, chi lo sa, per combattere ancora una volta. Io comunque sono, diciamo, molto legato al personaggio di Lagertha, perché è veramente una donna forte, è un personaggio femminile forte, ben riuscito, a differenza di, se vogliamo, diciamo, girare il dito nella piaga, Daenerys Targaryen, in quanto questa cosa la specificherò meglio, il personaggio femminile forte. Comunque Lagertha è dotata di quella forza, di quella personalità, di quel carisma, di quella voglia di andare in prima linea a combattere senza problemi, che caratterizzano il suo personaggio, che la rendono uno dei personaggi femminili più forti, a mio parere, delle serie TV, e su questo non ci piove. Per il momento scusate, per il momento da 7 è tutto, noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi e buon Halloween!